Racca, io non so proprio come lo vedo il bambino. Hai ragione, Rossella, questo non mi arriva alla fine della puntata. Scusate, avete provato a mettere un accendolino o una pezza bagnata l'aceto? Commissario, il bambino non è caduto dal seggiolone. Il bambino ha ricevuto il colpo di una magnum. Una magnum? Quale magnum? Rossella, un colpo di magnum PA. Certo, dell'ispettore Derrick, ma vediamo. Ma vediamo. Il bambino è stato colpito con una 44, urca! Certo che essere colpito con una 44 non è bello, dai, bisogna dirlo. È vero, certamente. Pensi che io calzo 41, è già la scarpa pesante, 41. Sentite, guardate, voi due, se non la smettete, per tutto il resto della puntata vi faccio vedere una foto di Michele Mirabella. Vi sto avvisando. Senti, Rossella, questo non me lo puoi fare. Lo sai che soffro di stomaco. Certo che l'ambulanza non arriva ancora. Scusa, ma perché non lo portiamo alla policlinico? Allora sei tu, commissario. Allora sei tu, scusami. Facciamo tanto per salvare la persona. E te ne vieni con l'ambulanza del policlinico. Rossella, il bambino sta a far proprio brutto. Sembra il figlio di Federico Pirro. Silenzio. Il cicciabomba sta parlando. Mamma. Pioneer. Mamma, non ti vedo. Mamma, non ti posso vedere. E devi vedere io, figlia mia. Mamma, la mia vita è stata molto breve. Ma prima di morire, ti voglio chiedere una cosa. Dimmi, figliolo. Mamma, secondo te ci stanno gli sterri nel regno dei cieli? Certo, pargoletto mio. Papà! Papà! A me? No, al commissario. Sia fermo lei, certo che a te. Morituro te salutat. Dimmi, bestione. Papà, papà, che macchina ci avrà Gesù? Gesù, che macchina? Una Ferrari, forse. Non fa niente. Tanto io ci spacco il deflettore e ci frego lo stereo. Pioneer, che è? Pioneer, che è? Ma Rocco, nostro figlio è morto. Ma dopo ha fatto la faccia proprio di Michele Bellomo, guarda. È morto. Mio figlio è morto. Mio figlio. Ma dopo devo rifare il modello 740. Pronto? Pronto? Sì, Sarago. Senti, sono il commissario. Sì, ti volevo... Vedi che il bambino è morto. Sì, sì, no, tutto bene. Senti, volevo fare una cosa. Devi avvisare gli sponsor. Ecco, che il bambino è morto. Chiama Saicaf, pasta granoro... Madonna! Pasta granoro, sì, olio dentamaro, usai. È il Mobilificio Europa. Senti, chiama, avvisa... A proposito, senti, già che chiami Mobilificio Europa, chiedi se c'hanno un mobile vecchio. Così lo mettono dentro al bambino. Sta, sì, e si risparmia. Va bene così, mobile vecchio per il bambino, va bene? No, non si preoccupi, commissario, tanto lo dobbiamo portare al mattatoio. Vabbè, allora fai una cosa, non dire niente, se lo macellano da solo. Sì, sì, se la vedono loro, c'hanno i mezzi. D'accordo, vabbè, ci vediamo dopo, ciao. Che poi dico io, praticamente, me lo uccidevano sotto Pasqua, lo consumavamo subito. Rossella, adesso deve mantenere tutta quella carne in freezer. Non ti preoccupare, Rocco. Lo seppelliamo nella stagnola. Madonna, mi sembra di rivedere la stessa scena di quando è morta mia moglie. Opa. Lei l'ha seppellita sottoterra. No, io l'ho cremata. L'ha cremata? L'ho cremata. E come si fa a cremarla? Dunque, prendi un pendolino, metti mezzo litro di latte dentro, poi prendi una scorza di limone, la butti dentro e giri, fino a quando si crema. E poi si mette dentro all'urna. Dentro all'urna oppure dentro al pandispan, dipende dai gusti. Comunque dentro all'urna è buono. Vabbè, poi me la dà questa ricetta, commissario. Piuttosto, ciambotto. Io so chi ha ucciso Pioneer. Beh, allora facciamo pagare a lui le spese del funerale. Commissario, lei c'ha i quadri a casa? Sì. E allora, se non vuole che glieli vengo a fare censir da Pietro Marino, stia attento quando parlo, mi ascolti! Io l'ascolto, sono tutto orecchie, come dice Zeffirelli. Non so se... Vabbè, scusa, me le tira, scusa!
Le ho detto che io so che ha ucciso la creatura progettata da Rambaldi. Allora, questa è una cosa da ragionare bene in commissariato, per cortesia. No, e dai, fino là dobbiamo andare al commissario, scusi. Oh, che qua è, mo? Vabbè, la bestia, così la dobbiamo lasciare incustodita. Non ti preoccupare, Rocco, chi se lo deve prendere a questo maulone? Fate una cosa, mettete un libro di Raffaele Nigro vicino, così se uno si avvicina lo vede, non si avvicina più. I fuochi del basento. Buona idea, andiamo. Quella è buona. Accomodati. Prego, faccia strada, commissario. Allora. Signore, mi dica. Aspetta, commissario, che sono stanca. Tutta questa strada mi ha fatto sudare a grandine. Fatemi sedere. Allora. Dunque, le stavo dicendo che a Pioneer l'ha ucciso freddo in petto. Si ricorda di quella soffiata che le disse che aveva ricevuto? Sì, che io feci quella battuta scema del panino. Beh, infatti. E quella era stata mia sorella Alice a dirmelo che freddo in petto avrebbe ucciso a Pioneer per vendicarsi contro di lui del fatto che questo qua gli aveva spaccato il puzzle. Madonna, commissario, ha sentito? Lo arresti immediatamente! Non posso arrestare nessuno perché c'è la cella occupata da fatato. Va bene? Oh. Allora. E allora quando è così? Mi farò giustizia da solo. Sì, e io me ne vado. Io, no, scusa, me ne posso andare? Vabbè, che c'entri, commissario? Stava per dire mio marito. No, scusa, hai sentito che ha detto? Vabbè, ma l'ha detto per dire. Lei è troppo permaloso, commissario, dai. Scusa, no, scusa, ripeti. Che vabbè, cosa ha detto? Ha detto che mi sarei fatto giustizia da solo. E allora la mia presenza in questo sceneggiato non conta nulla. Scusa. Vabbè, commissario, stai esagerando adesso, scusa. No, non è questo. Lei sta esagerando. No, non sto esagerando. Scusa, dimmi una cosa, io invado il tuo campo? No, faccio le rapine, le sgamuffe, tutte queste cose, non le faccio. E allora, così dovete rispettare il mio ruolo. Io sono quello che deve difendere la legge e io sono l'unico. Vabbè, vabbè, forse Rocco, forse ha ragione il commissario, hai esagerato, dai. Scusa, commissario, dai, chiedi scusa, Rocco, dai. Dai, Rocco, chiedi scusa al commissario. Scusa, Rocco. Rocco, puoi chiedere scusa che dobbiamo chiudere la puntata? È come una mummia ti metti tu. Pace, pace di Gesù, non lo faccio più. Mannaggia il diavoletto che li ha fatti litigare. Povero bambino, quant'era grosso! Ha sofferto tanto, anche da morto! Lei pensi, commissario, che lo abbiamo fatto cremare? Un po' come fece lei con sua moglie. E beh, quello neanche cremato è riuscito... È riuscito ad entrare nell'oculo! Nell'oculo! Vabbè, ho cor, signore! Commissario, lo abbiamo pressato bene bene. Pensi che adesso, più che la forma di un bambino, ha la forma di un cubo di Rubik gigante. No, io con mia mamma non ho avuto questi problemi, perché lei mi chiese di essere sparsa tutte le sue cenere dentro al mare Egeo. Come ha fatto la Callas. Uguale. E beh, lei cosa fece, commissario? Esaudì il desiderio di sua moglie. Certamente, come? Andò fino al mare Egeo. No, diciamo approfittare, perché c'è un amico che doveva fare il campeggio al mare Egeo. Scusa, che vai? Scusa, tieni, questo le cene, mi piace di spargile tu. Faccilo tu, scusa. Scusa, dovevo andare fino là, valeva la pena. No, da solo poi. Per dire. E comunque, Rocco. Rocco. Rocco! Sono Rocco. Almeno potevi chiamare un prete. Avremmo detto due preghiere all'anima di Pioneer. Quale anima, Rossella? Quello è il bambino, era tutto corpo, altro che anima. Ma fa lo stesso. Avremmo detto due preghiere al corpo di Pioneer. Vabbè, signore. Vabbè, se per questo ci sono qua io, scusate. Ma perché? Lei, oltre al commissario, fa anche il sacerdote, Ciambotto. Oh, come? Nei ritagli di tempo, così, per arrotondare lo stipendio, più che altro. Commissario, per piacere, lei non sembra proprio un prete, su via! Perché, scusa, Gorgiu, che sembra un giornalista?
E me, non solo, ma quello è anche direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, se per questo. Vabbè, Ciambotto, chiariamoci. Quello proprio perché non sembra un giornalista che fa il direttore. Beh, allora, scusi, non lo so, che cosa si può... come se... Piepoli, allora, Piepoli. Piepoli. Che fa Piepoli? Che sono anni che ce lo chiediamo tutti. Cosa fa Piepoli? Che cosa fa? Poi non solo insegna all'università, ma fa il presidente alla Fiera del Levante. E fa male! Dovrebbe rimanere rinchiuso nelle aule universitarie, così non farebbe danno. Piepoli, cogli l'invito. Non si dice così alla persona, però. Commissario, gentilmente, un altro esempio. Un altro esempio? Dove lo vado a prendere? Raffaele Nigro. Raffaele Nigro, sentiamo. Raffaele Nigro, con tutto che quello è un uomo di cultura, fa il direttore alla Rai 3 Puglia. Scusate se è poco. Commissario, lei ha studiato qualcosa delle Sacre Scritture? Ho avuto anche delle apparizioni. Sì? In quale programma? Canzonissima. Canzonissima. Ho avuto apparizione della Madonna di Lourdes. E che cosa le ha detto la Madonna di Lourdes? Mi ha detto, ehi tu, smettila di andare a Sasso Maggiore a fare le cure termali. Vieni a Lourdes, che ne hai bisogno. Cioè, si vede che ne hai bisogno, Ciambotto. Vabbè, che c'entra? Anche a me una volta è apparso San Tommaso. Pensi che neanche lui ci credeva. Perché, ragazzuoli? Quando me apparve Padre Pio... Veramente? Certo! Sì, no, dai, veramente! Mi portò tutta la sera in giro. Prima andammo al cinema, poi a teatro, poi al ristorante. E infine mi comprò anche un mazzo di fiori così. Spesi una cifra quella sera, Padre Pio. E vabbè, ma quello si sa che era un uomo dalle mani bucate. Ah, sì. Beh, vabbè, io credo che sia arrivato il momento di fare la funzione mortuaria. E va bene, commissario. Visto che ha detto di conoscere a memoria tutte le Sacre Scritture, cominciamo. Allora, e cominciamo. Dunque, nel nome del Padre, del Figlio e del... Madonna, non lo sapevo, no, scusa, aiutami. Madonna, ce l'avevo sopra l'appunto della lingua. No. E meno male che le sapeva a memoria le Sacre Scritture, commissario. Scusa. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lo sapevo. L'ho detto io, l'ho detto, grazie che lo sapevo. Ma un mica si può ricordare tutto. Giustamente, perché voi vi ricordate tutti i nomi dei 15 apostoli? Ciambotto, gli apostoli erano 12. No, 15. 15 era l'enciclopedia, Ciambotto. Gli apro lecchi. Commissario, mi meraviglio di lei. Gli apostoli erano 12. Romolo, Numa Pompilio, Tullo Stilio, Acquamanzio. Sì, serve a Tullio. Ma tu, come siete ignoranti, ragazzi? Se continuate così, finirete a fare gli articolisti nel periodico di De Gennaro. Nuovo corso, edito da La Rouge. Beh, vabbè, ricominciamo da capo. Allora, dunque, nel nome del Padre, del Figlio... figlio. Madonna, mo l'ho detto! Spirito Santo! Rocco, non suggerire che ti ho sentito, ti ho visto. Stai attento, che ti metta la nota e ti metta al muro. Me. Dietro la lavagna. Rocco, stai attento. Allora, cominciamo. Giù le mani. E tornava una rondine al tetto. La uccisero, cadde tra spini. Aveva nel becco un insetto. La cene dei suoi rondinini. Anche un uomo tornava al suo nido. Lo uccisero e disse perdono. E restò negli aperti occhi un grido. Portava due bamboli in dono. Commissario, ma è sicuro che questa è una preghiera? Oh, questa è la preghiera più gettonata ai funerali. E Marco Massini a che posto sta? Nei dischi caldi sta! Ma per piacere, basta! Basta con le preghiere! Andiamo avanti! Fosse per voi, questo funerale sarebbe diventato una farsa! Meno male spettatori che mi sono stati vicini di sponsor! Voi non potete capire quanti doni mi hanno fatto per il piccolo Pioneer! La Granoro, ad esempio! Guardate qua la Granoro! Chili e chili di pasta ha mandato, che non finiscono più! Tutta pasta! Vabbè, ma quella gli basta per una cena solamente al bestione! Tieni, perché Dente Amaro? Guardate Dente Amaro come è stato altruista! Un litro di olio per Pioneer, così si può fare il sughetto! E poi la Saicaf, commissario, quando la Saicaf? Così Pioneer, quando non hai voglia di uscire, il caffè te lo fai direttamente nell'oculo! Ah, dimenticavo, figlio mio! Se non ti fidi, se pensi che qualcuno ti può rubare questa roba, avvisaci che non ti facciamo mettere tutto sotto corazza da USAI! Scusa, ma beneficio Europa, niente ha dato! Com'è? Mi sembra abbia dato la cassa, scusi. Sì, il mobilificio Europa, anche lui si è prodigato. Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti da una madre sconfortata. Beh, adesso, ragazzuoli, andiamo, ce ne andiamo. Forse è tardi. Facciamo minuti di raccoglimento. Che vuol dire raccoglimento? Niente, raccogliamo la pasta e andiamoci. Adesso raccogliamo. Sì. Andiamo, andiamo. Madonna. Arrivederci a tutti, a domani. Vieni qua,
ti deve dire una cosa, papà, così per la vita, perché la vita è tanto strana, sai, chissà poi domani che farai. Basta non ti trovi in mezzo ai guai, innanzitutto sappi che rubare è facile, più non è. Bisogna stare al passo, la tecnologia avanza, sai. L'automobile tanto tempo fa le aprivo con la chiave della cimenta. Appena finisci la terza elementare, mettiti subito a rubare, altrimenti la gente cosa deve andare a pensare? Oh papà, dimmi tutto, a memoria io imparerò, così poi da grande comande sarò. Se la maestra ti mette le note, tu esci da scuola e ci fuori le ruote. Se comando però, non oltre la terza elementare. Non ti preoccupare papà, mi faccio cacciare da tutte le scuole. Ancora fai come a mio cugino. Cosa fece papà? Si laureò in lettere e filosofia. Mo che vergogna. Infatti mio zio non uscì più di casa. Ma pover'uomo, pensi che per il dolore morì di cirrosi epatica. Ma tu come al nonno. Pensaci su, sono tutte zuccole, sappilo tu. Ma no! Ma fa eccezione tua moglie, quella lo è molto di più. Ma pensa! Quando piange tu lo sai che fai. Cosa faccio papà? Prendi il resto e ce lo dai. Me papà! Se fai lo scippo